alcuni giocatori che ho conosciuto. Musica per Raynor, lo vedete? Come ci sta dentro di brutto, manca solo che il rap un po' tiri su quel cappello, quel cappuccio. E poi parte il... facciamo un po' di numeri intanto però. Siamo su Kairos, va, yo, questo è Kairos Junction, man. Dai, prendiamo fuori una roba stupida. Kairos Junction. It is yo, man, Gumiho. In basso a destra, Kairos Junction, The Gamers Origin, Raynor. Questa è stata una presentazione degna di questo nome, devo dire. Yo. Mancavano solamente le parolacce e le bestemmie, però... Dopo questo momento goliardico, riconcentriamoci un attimo su quello che è uno dei momenti più importanti degli sport italiano, probabilmente. Gumiho da una parte, Raynor dall'altra. Raynor deve battere lui e poi, non contento, dovrà incontrare un altro Protoss che sembra non può essere la sua nemesi oggi. Speriamo anzitutto che riesca a sconfiggere Gumiho. C'è riuscito, come ben sappiamo, vincere un game... può voler dire tutto, può voler dire nulla. Nel caso di Creator ha voluto dire nulla, staremo a vedere che cosa vorrà dire nel caso di Gumiho. Certo, c'è da dire che Raynor ha vinto in modo veramente convincente, sì, questa sua prima partita. Veramente perentorio, direi. E qui Gumiho deve un po' vedere, il problema per Raynor è che Gumiho è uno che si adatta, capisce, è un mech god non per caso, insomma, quindi... Però c'è da dire che la mech non gli ha portato molta... Insomma, l'abbiamo visto giocare mech contro Protoss perdere, ha giocato mech adesso... Raynor ha perso, non lo so, vediamo, speriamo che si mantenga questo trend senza dubbio. Io peraltro davo per favorito Gumiho in questa serie, sembra che per ora Raynor mi stia smentendo e speriamo che continui a farlo. Non ci siamo mai lanciati, visto che abbiamo praticamente sempre castato Raynor in delle prediction dirette, per ovvi motivi. Però, ecco, cioè, se avessi dovuto dire quale dei due giocatori era favorito a vincere, probabilmente in questo caso avrei detto Gumiho. Sembra che però Raynor per ora stia dicendo il contrario. Sì, diciamo. Apertura standard per tutte e due, direi. Sì. Nulla di storto. Niente proxy hatch da parte di Raynor. Sì, pretty sad, piuttosto brutto. Un giorno vedremo anche quello, vedrai. Magari in un torneo, in una fase un po' importante di un torneo. Finale dell'Intellect. Oddio, in realtà sai che... Io pensavo, è più facile fare una practice in una finale rispetto a in una fase eliminazione. Perché la finale, sai, è una best of seven. Reaper, attenzione, pensavo che con il salto la Queen potesse raggiungere. È la Queen con l'upgrade. La Queen dei Glean, dei Link, della campagna. Sarebbe forte, però, c'è da dire. E niente, il Reaper continua a vivere e continuerà a molestare la parte di mappa di Raynor. Per adesso sì. Subito armory qua per Gumiho. Questo potrebbe essere un push di Elbat, vediamo un po'. L'armory è scesa veramente veramente presto, addirittura prima dello spaceport, che è in realtà una cosa molto particolare che si vede credo mai. Io è la prima volta da quando casto StarCraft 2 che vedo buttare giù un armory prima di una fabbrica. Forse, cioè, mi viene quasi da dire che Gumiho si è dimenticato lo spaceport, per dire. Vedete che infatti però... quando si diceva il voler tenere le proprie carte nascoste, specialmente nella parte winner bracket, adesso che rischi di uscire potresti voler e dover tirar fuori le tue build migliori. Questa potrebbe essere una di quelle per Gumiho. Vedete quanto... Sì, sicuramente è una build che punta a cancellare la quarta base. Vediamo se ci riuscirà. Io sono abbastanza scettico in realtà, ma non l'ho detto perché prende poi il Reaper perde. Che god che è Raynor. Da sulla singola Helion, difficile qui, però potrebbe perdere la Queen. Arrivano i Ling, non va a minare su quella Helion, che sono tante adesso, però va a mettere giù una spina per prendere un po' di tempo. Questa spina l'ha buttata giù prima. Non è una spina, è una spora, giusto per salvarlo. Qui però Ling contro le Elbat che si smorfano subito, è difficile la situazione. Sono già però abbastanza danneggiate con la terza, quindi ne cade una. Sarà da soffrire, ma non credo che possa subire tanti altri danni in più qua. Raynor porta a casa però un'altra Queen. Questo forse è il danno maggiore che potesse sperare di fare Gumiho. Sì, a questo punto sì. Io credo in realtà che la build strutturata per distruggere la quarta base. Credo anche che la terza base, scusate, credo anche che Raynor sia riuscito. No,
due sono feritissime di Elbat. Lei non è riuscito più o meno a resistere. Il problema però è che è riuscito a portare a casa alla fine quelle Queen. Ne servono altre due adesso. Perde la spora. Adesso però deve essere più facile il lavoro, perché è finito l'attacco qua di Gumio. Intanto però dietro ha sicuramente macrato, e anche bene, temo, il giocatore coreano. Leggero vantaggio di supply per Raynor, ma qui siamo a conto pari. E porta a casa ancora una Queen. Sì, perdere quell'ultima Queen è stata forse un'ingenuità da Raynor. Questo si è difeso bene, e credo che se non avesse ucciso quei due Raynor all'inizio, probabilmente Raynor avrebbe perso la terza base, perché tanto DPS in più, i Reaper poi si curano e quindi avrebbero potuto tankare di più. Invece così non è successo. È vero che Gumio ha gettato giù una terza base, ma è anche vero che è su tre fabbriche e non ha ancora buttato giù uno spaceport, che sta arrivando solo ora. Raynor invece ora sta macrando molto più con calma. Stanno arrivando in realtà due Link e 8 rocce. Non so, forse tema di essere troppo indietro e vuole respingere, contrattaccare con altrettanti danni fatti. Quel Reaper, uccidere quel Reaper è stato talmente fondamentale che altrimenti quella partita poteva anche essere finita, perché con le mine faceva saltare indietro le Queen, esatto. E avrebbe avuto veramente terreno. Sì, ma c'era anche più DPS, più tutto. Io credo in realtà che questo di Raynor sia strutturato per vincere la partita, perché comunque c'è un wall abbastanza solido e Raynor lo sa, lo ha visto con tanti link, come si chiama? Continua a fare monoling veramente. Anche se prebloccato allora, qua per Raynor, non è il massimo, qualche secondo. Qui lo vede però Gumio. No, allora... Infatti si riempie di bunker, si riempie di bunker, contrattacca qua Raynor, monoling ancora, c'è anche un tank nelle retrovie e comincia a lavorare al wall qui di Gumio. Raynor vuole cercare di capitalizzare subito questo vantaggio, esattamente sì, non sono anch'io convintissimo. Cancella però il potenziamento dei... Sì, cancella il potenziamento, erode un po' le strutture droni, là e va a trovare quello che volevo vedere. Va anche a trovare in realtà la terza base dell'avversario, la rispedisce al mittente, diciamo. Era un po' questo che volevo vedere da parte di Raynor. Diciamo che un push così cattivo difficilmente avrebbe sfondato una linea di ben 5 tank. Che fa vedere i piani di Raynor, spaventare a morte Gumio, ce l'ha fatta. Poi però... Macare dietro, arriva il drop, saggissimo Gumio, con la medica in una base che temo possa essere scoperta. C'è solo una Queen, le armate di Raynor sono tutte in avanti, 4 Helion si possono ben difendere, anche con i Ling pronti dietro. Va a poccare un po' con questi Ravager, qui il problema c'è, deve essere reattivo, Raynor lo è, sacrifica 3 droni per prendere tempo e salvare gli altri, molto bravo. Molto bravo, ma è molto danneggiata quella unità... Flash, rischia qua Raynor. Con le unità a metà campo non hanno ottenuto praticamente nulla. Gumio qua va a droppare, fa tanti danni. Insomma, poteva andare peggio, poteva andare meglio. Qua Gumio scende dalla rampa per andare in base. Un po' greedy forse il giocatore coreano, ma sembra che stia funzionando in questo caso la sua strategia. Ci sta. 58-62 in realtà è un po' un casino il fatto che Gumio sia avanti di lavoratore in questo momento. Certo, ha messo giù quella terza base dopo un'eternità e questo sicuramente va a favore di Raynor. La tech di Gumio peraltro non è certo delle più eccellenti, siamo comunque sempre soltanto su un mare di tank e poco altro. Però per quanto riguarda il resto la situazione di Raynor non è delle migliori. Surround con Ling e Ravager e Roach sembra aver essere trovato un po' fuori posizione. Qua Gumio porta a casa un po' di tank, ne restano troppi però per quello che poteva essere con i Ling, ma il calcolo sembra comunque positivo per Raynor, perché ha portato a casa tutti i tank tranne uno praticamente. Supply simile, ma ha ucciso le unità più pesanti di Gumio e Raynor qua. Sì, in una situazione di parità economica si trade attivo. In questo caso non sono sicuro, non mi esprimo perché non gioco ZVT o poco e non certamente a questi livelli, e quindi non sono sicuro. Io non l'avrei fatto, perché oltre al fatto che sì, forse hai tradato un pochino positivamente, la verità è che perdi molto map control, e questa è la dimostrazione del fatto che sei con meno map control. E altro discorso appunto,
è comunque costato a entrambi i giocatori. Detto questo, Gumio non ha intenzione di attaccare in tempi brevi. Reynor sta stabilizzando la sua quarta base. Ci stiamo portando verso il mid game e mi sembra anche in modo abbastanza tranquillo. Anzi, sotto un certo punto di vista, proprio perché Reynor ha fatto quel trade lì, Gumio non può uscire all'attacco e forse era un po' questo il piano di Reynor. Ed è il motivo per cui dicevo non mi esprimo con certezza sul Tra l'altro, discorso. troppo fastidioso con il Viking. Porta a casa la Queen, ma quel perché Reiner è concentrato nel colpire questa armata centromappa. Bello, Bello bellissimo. l'ingaggio, però siamo pari ancora di supply con qua che non è ancora finita la sofferenza per Reiner. Supply doesn't lie. Tre roci In possono questo bastare. momento la partita sembra proprio Le essere Billy su pari. questa Banshee ci piace molto. Un bel problema in meno. Qua c'è il Raven che colpisce durissimamente. Poi però Che le Billy non male. portano a casa però il tank per un colpo solo. Peccato. Faceva comodo. Specie sotto ancora questa corazzata ridotta. Però continua a Eh spingere qua, sì, Reynor. Tanto la la forza corazzata non del ce l'hanno Raven. i Ravager. Non puoi perdere corazzata se non le hai. Buona qua i danni, buoni qua i danni ancora per Reynor che continua a spingere. Pulla anche l'SCV Gumio. Dall'altra parte c'è il contrattacco. C'è schiaffi da una parte e dall'altra. Pugili che stanno dando di santa ragione. Non c'è più tattica, sembrerebbe. Adesso sono muscoli dappertutto. Ma a quelli di Reynor sembrano ben più allenati. 166 su play contro 109. Armata doppia qui per Reynor. Fa anche alzare il CC. Altre Billy su questa Banshee. Sembra aver staccato le mani qua Gumio dalla tastiera. Siamo ormai a un Sì. passo a questo punto, direi dal 2 a Sì, avere 0. preso quella Banshee, guarda, avere preso quella Banshee ha cambiato completamente l'esito dell'ingaggio. Un ingaggio che sarebbe potuto andare completamente diversamente se ci fosse stata anche una Ancora singola Elion però. Banshee. Ancora Elion sulla terza base di Reynor. Questi faranno enormi danni anche con i Blue Flame. Perde molti lavoratori qua. Reynor ancora in vantaggio. Non deve però disunirsi. Vedete Gumio come ci sta dentro di brutto. Ci prova a bocca aperta. Ci sono però anche le Swarmoth. Arrivano volanti, le locuste. Queste sono qualcosa che non so come possa counterare Gumio a questo punto. Perché ogni trade sarà negativo per lui. Avrà pulito anche le Elion a costo di 10 droni e qualche altro Un'altra supply. Banshee cade sotto il fuoco delle Billy. Gumio si sta un po' addormentando, ha perso tre Banshee da tre Ancora qua, Ravage. perfetto. Praticamente, questo è stato gravissimo da parte sua. Sicuramente Gumio sta un po' alzando la palla, se stessimo giocando a pallavolo per Reynor, per offrirgli una schiacciata, perché perdere tre Banshee da tre Ravager è veramente Però grave se sei attenzione un anche top player. potenzialmente, avanti Gumio ha più 2 alla corazza, quindi deve stare attento Reynor a non farsi sorprendere ancora, a continuare a tradare armata per armata e continuare a spingere, non far rientrare Ma in partita guarda. Gumio e questo è un ottimo lavoro ancora con le rocce. Bello. Ma guarda com'è cambiato il modo di. Adesso sta centellinando l'utilizzo delle locuste in maniera precisissima. Prima ne lancia Sì, 3 o a 4, poi metà, sì. lancia le restanti per obbligare l'avversario a indietreggiare. Reynor si adatta, Reynor migliora, meglio di Abaqus adesso. Raynor evolve. Meglio. Dai, ci siamo quasi. Oddio, in realtà la partita è ancora aperta. Perché è vero che Sì. c'è doppio supply, armate, mining buono. Raynor che recupera anche in potenziamenti. Però Gumi, ragazzi, si è stabilizzato su tre basi. Continua a macinare droni. Pochi per la verità questa volta, 4. Ma comunque c'è. E il coreano non molla un centimetro, ragazzi. Sì, ha dimostrato anche prima di non voler fare, figurati adesso, Sì, che certo. la sua vita dipende dalla partita. Io dalle bici ho detto che hai alzato le mani dalla tastiera. La verità è che si è trattato degli errori, più che Ancora Banshee, sì, di ci vorrebbe un altro arrendersi. snipe, signori. Sarebbe il terzo. Qui però, run by di Però roccia. pensa se adesso avesse quelle tre. Sì, sarebbe un delirio, veramente, fastidiosissimo. Cioè, e questo è la prova che il minimo cambia completamente l'aspetto di una partita in StarCraft Qui 2. però troppe unità Terran per queste roach vengono ben pulite qua da Gumio che quindi recupera anche in supply. Problemi per Reynor. Come dicevamo, non devi lasciare spazio ad errori che possono far rientrare in partita il suo avversario, che tra l'altro è molto bravo, va a posizionare anche la quarta base. Adesso sta minando tanto e bene anche Gumio. Porta anche dei potenziamenti maggiori. Il più 2 finirà a brevissimo su questo ingaggio e sarà decisivo grazie anche alle Hydra. Arrivano anche le locuste. Il Sì, più 2 che sicuramente le Hydra deve finire. aggiungono DPS che mancava e che adesso c'è, peraltro di nuovo Roach nel tentativo quasi disperato adesso di Reynor di ottenere una ritirata del suo avversario. Sembra che in Molto realtà abbia saggio. sortito l'effetto desiderato. Quindi ottima mossa da parte di Reynor. In realtà queste Roach vengono lasciate morire alla merce dei Cyclone che le Arrivo stanno anche i counterando Viper. davvero bene. Qua finalmente il più 2 all'attacco. Aiuterà Reynor ad avere trade migliori. È veramente tesa la partita in questo momento. Reynor sta
fatti tanti danni ai danni, scusate il gioco di parole, dell'avversario. Gumio si è rimesso in piedi benissimo e tutti questi Cyclone si stanno mettendo estremamente in Qui difficoltà. fuori posizione Raynor, Arrivo adesso. ha spazio per entrare e posizionarsi fra le due basi qua, Gumio. Perde forse un po' troppo tempo, in questo caso il giocatore coreano, a liberarsi. Fortuna che ha appoggiato un Lo po'. ringraziamo per Ah, questo. perché Sono c'è stato arrivate tra l'altro due Rambai bike. ancora di Helion. Non riesce a trovare una difesa efficace qua, Raynor, sempre su due fronti, culla da una parte e dall'altra. E Però nello dall'altra parte spostamento c'è stanno cadendo Gumio. SCV al tempo. 10 contro 3 però, colpo di lag. Brividi. Rip. Letame? Observer letame che crolla. What? Cioè, proprio nel momento peggiore. Sì, direi proprio di sì. I due giocatori hanno sicuramente qualche secondo entrambi per pensare a quello che sta succedendo nella partita, ma Reynor dovrà arrancare adesso. Del resto si è tenuto sulle rocce per forse un po' troppo tempo. Gumio sta cominciando a abusare di questa cosa, a abusare del fatto che i Cyclone contro le rocce fanno veramente meraviglie ormai. E quindi diventa difficile per il buon Reynor. Speriamo non impossibile, ma sicuramente difficile. I supply sono praticamente pari. Nel frattempo, credo che stiano per chiccare il buon letame dalla lobby e permetterci di riprendere a guardare la partita. Certo, Gumio in questo caso ha dimostrato un po' quello che dicevamo prima di Raynor, quello di saper recuperare una partita molto difficile. Nel Ok, frattempo, in letame è difesa uscito. le Swarmhost danno tempo qua a Raynor, ma le Helion sono entrate e danno ancora noia in main. E vedete, 28 droni uccisi, 49 lavoratori contro 50. Lo Zerg però non ha i Mule. Zerg non ha i Mule, è pari di base in 59 droni e 30 SCV, una partita veramente ottima. Questi Cyclone sono tanti e sono spaventosi, dall'altra parte ancora Helion, è difficile reggere questi Rambai a questo punto della partita, poi questi Cyclone fanno veramente macelli su macelli, adesso addirittura va a concentrarsi sul live, vediamo se sarà greedy e proverà a portarselo a casa, bellissimo questo abduct, questo importantissimo da parte di Raynor, adesso qualcosa sembra finalmente andare Il problema però è che per sta il minando verso come un giusto. disperato Gumi a questo punto. Sta minando come un disperato, ma è anche vero che non c'è proprio uno switch di tech in questo momento al giocatore Zerg e queste Viper potrebbero venire a fare la differenza. Adesso ora va a caricare le Hellbat sulle Medivac, una cosa che abbiamo già visto fare nel passato ai giocatori Terran. Forse questa comp di Gumio può essere letale, ma fino a un certo punto della partita. A questo punto Attenzione. potremmo essere arrivati in quel momento della partita in cui Raynor torna ad essere in vantaggio. Vediamo, qua arrivano le locuste, anzi non è che proprio Questo è arrivino. l'ingaggio della partita, se non questo lo scontro che da adesso in poi sarà costante. Arriva il drop delle Hellbat, buono qui da parte di Gumio, deve tornare indietro qua. Raynor ha però spazio in modo per ritirarsi. I Lokon fanno veramente malissimo, decimano le unità Zerg in questo caso. Reynor sempre più in difficoltà, Gumio invece il supply si sta avvicinando sempre più pericolosamente. Reynor cerca di entrare da una parte, cerca di entrare dall'altra, ma le difese di Gumio sono più efficaci delle sue. Qui 190 armate88 completamente distanti, supply. sembra base trade. Eh sì, e base trade in questo caso è brutto. In questo caso il base trade non è forse la Base trade che in realtà scelta non che. arriva perché rientra Raynor, non va a colpire. Sta arrassando sulla No. terza base, perde live. E qua però viene anche difesa da Gumio. Questa credo che sia la svolta definitiva del game. Anche se l'abbiamo già detto prima in favore di Raynor, adesso diciamo in favore di Gumio, magari porta sfiga. Però questo è un po' un problema. Gumio adesso conduce di 30 supply. Raynor si vede sfuggire il game tra le dita, anche un po' di scoramento per lui, ci proverà ancora. Sì, sicuramente perdere un game a questo punto demoralizza. Demoralizzano un poco, Raynor dovrà cercare di reagire. I Cyclone sono 34, un quantitativo veramente difficile da gestire, difficile da counterare. C'è l'ingaggio, adesso arrivano le locuste. E Gumio indietreggia finché le locuste non sono finite, poi probabilmente partirà la carica finale. Raynor ha un quantitativo di unità da gestire pressoché incontrollabile da un punto di vista di. Oh, gli Infestor finalmente per la speranza. Non so se abbiano neanche i potenziamenti giusti. Si potrebbe essere che sbucano senza power up, stiamo a vedere.
Però non ci sono Broodlord, non c'è uno switch in Ancora il questo drop momento di per Elbat, Reynor, è troppe unità, costretto ad abbandonare la l'Elbat base qua. praticamente Reynor, lasciarla morire a sé, Monocyclone qua per Gumio. Eh sì, senza Broodlord va qua non la gestisci. E di certo questa non era una partita in cui Reynor poteva permettersi di fare i Prima Broodlord. delle... Qua ci sono delle belle Fangal in realtà, le bellissime, Fangal. devo dire. Ancora Fangal e funzionano abbastanza bene. Certo, Però il le Elbat fanno contrattacco, malissimo. il C'è anche un lateral contrattacco, fa malissimo questo contrattacco con le bro, rocce. veramente sta praticamente pulendo tutto. Gumio spazzino coreano praticamente uccide tutto quello che c'è a terra e anche in aria. Minchia, poveri Overlord. Gli Overlord fanno una fine pessima, direi. Non ha praticamente più nessuna base Reynor qua. Gli Infestor erano una buona soluzione, sono arrivati decisamente tardi rispetto a forse a quando dovrebbero quando sarebbero dovuti arrivare qua. Probabilmente l'ingaggio finale, belli gli Elbat, bello tutto. Non proprio efficacissime queste Swarmost per Reynor, dobbiamo dire. Sì, contro i Cyclone non danno il massimo i Swarmost, unità lente sotto questo aspetto, mentre i Cyclone corrono per la mappa senza lasciarsi catturare. Ultimo ingaggio GG. probabilmente della partita. Con la GG Reynor 1 pari. Situazione ancora più in salita di prima. Gumio soddisfatto. Nonostante i tanti errori è riuscito a portarsi a casa la partita. Questo è un po' un peccato. Sorride anche Staz a fianco a lui. Purtroppo perde un altro game qua a Raynor. Sembrava anche in vantaggio, l'ha visto proprio sfuggire dalle That's mani e ha right, thank you very dato much. We have a few updates going on here as well. possibilità di Rossdan, we're up rientrare top in number one. partita. Lì, non lo so, potevi cercare di fare un contain un po' più costante, evitando. Però era comunque difficile, bravo Gumio a riprendere la No, mano io nonostante. sono stupito di Gumio, di come ci tu a riprendersi una partita che sembrava veramente condannata, cioè è passato da essere sotto di praticamente 50 supply a recuperare non so Squadra supply di come. Mech poi, non è che stiamo parlando Sì, magari infatti. di Nel 20 frattempo il Barak. Razer contro i Laser, non proprio facilissimo da È passato il pronunciare. presente di Clash. Esatto, assolutamente. Noi crediamo più nel passato, nel presente, scusami, forza Protoss. 95-97 supply, Blink in ricerca per il Razer. In realtà si sta quasi tornando ai tempi di Heart of the Swarm con tutti questi Blink. E non stiamo vedendo in realtà nulla di particolare, stiamo vedendo la soggettiva di Elazer, quello che vede il giocatore polacco, padrone di casa. Tra l'altro recentemente assunto in un team appunto polacco. Gli auguriamo il meglio al buon Laser, cambia team, Zlatan Ibrahimovic cambia squadra di calcio. E poi c'è anche Trust DNS che ci interessa tantissimo. Beh, sono in realtà delle partite tutte Certo. interessanti. Quindi non credo ci siano game Tra l'altro Trust è salvati. l'ultimo reduce, se non sbaglio. Dovrebbe essere l'ultimo reduce di un team che una volta aveva un quantitativo di nomi gigantesco, che sono i Revolution, in cui c'era addirittura Hero, ma Liquid Hero per dire, cioè gente del passato remoto di StarCraft 2. E Trust, se non sbaglio, è proprio l'ultimo giocatore ancora in quel team. Comunque la partita è appena cominciata, un PvP, diciamo, non c'è molto da dire a riguardo. Invece credo che sia cominciata anche la nostra di partita. Anche se vedere il buon Todd sicuramente è Vale la candela. un'emozione non indifferente. Diceva che dovevo farlo sorridere. Sorrideva, mi innamoravo io. Cosa che abbiamo detto anche di Raynor nel passato. Cosa che non vorremmo dire di Gumi a questo punto. Problemi? Non lo so, ci siamo? Io credevo che fosse cominciata la partita. Probabilmente credevo male. Non so. Non c'è Reno seduto, mi sa. Eccolo Ha abbandonato la nave. finalmente. Signori, il destino è adesso. Chi perde è a casa, chi vince va contro Hurricane per sperare ancora di arrivare in fondo, o meglio, quantomeno ai group stage di questo Intel Extreme Masters 2019. Signori, il groppo in gola e il cuore che batte, speriamo di non farci menate per tutta la notte. In basso a destra, il Psystorm Gaming. Lui è Gumiho.
Nomenate simignotte, questo vogliamo per tutta la notte. In alto a sinistra il coro che darà la vittoria. Dovrebbe essere un po' scurrile questa cosa che ho Sì, non si è detto. sentito niente, praticamente, come sempre, le intenzioni. Meglio! Sì, appunto, Meglio! no, chi vince va contro Hurricane e chi vince contro Hurricane va al group stage. Esatto, c'è ancora un ostacolo dopo questo per entrambi i giocatori. È dura, ma si può fare. Purfrost, Raynor prima volta nel torneo per Raynor, Purfrost. Raynor ha già vinto una volta contro Gumi, l'ha fatto in modo veramente convincente, laddove in realtà Gumi si ha vinto, ma ha rischiato veramente grosso. Questo ci fa, in un certo qual senso, ci fa ben sperare. In realtà, da un punto di vista di testa, può essere un po' deprimente quando sei a un passo dalla vittoria e poi la vittoria ti scivola tra le mani. Accidenti. Certo, è un po' il leitmotiv di questo torneo per Raynor. Non è la prima volta che gli vediamo la vittoria fuggire così dalle mani. È successo un po' in tutte le serie, quasi giusto magari all'inizio contro Rail ha perso direttamente, ma già per esempio contro Creator sembrava che l'ultimo game dovesse vincerlo lui quando quelle muta avevano cominciato a fare festa e baldoria in casa Sì. Sì, un Creator. problema che abbiamo visto. Gli abbiamo visto in passato che sembrava un po' risolto, quello di essere un po' più maturo nell'ultima gestione della partita, nella chiusura. Però non è nemmeno che abbia committato male altre volte, insomma, è sembrato un po' così indeciso, se vogliamo, non lo so, insomma, problematica la situazione. Ma tutto può cambiare, potrebbe anche essere benissimo un problema un attimo psicologico, basta quel 5 secondi prima che fai le cose bene e si risolve tutto. Beh, Intanto Ling sicuramente a ritardare il CC e lo potranno fare, direi. questo dei Ling è già un ottimo inizio. La Marchezio colpisce ancora e colpisce duro. Questo SCV è pressoché condannato. Certo, sto facendo un secondo Reaper, ma il CC non credo verrà cancellato, ma sicuro verrà rallentato. Nel Clone frattempo, contro dall'altra Reaper parte. escerà a breve, spero brevissimo, la Queen. Qui, cavolo, l'audio. C'è un'ottima micro da parte di Sì. entrambi i giocatori. Tra Una cosa, l'altro, tutti micrare Ling i contro il Reaper è veramente difficile, ma Raynor l'ha fatto molto bene, ottenendo il massimo possibile di danno che poteva CC è ottenere ancora con il fermo. CC. E il Ma sì, CC, tra avete l'altro. visto? Il CC piccolo non ha aperto subito il depot qua, Gumio. Lo fa adesso. Eh sì, Buono, questo è buono. E un indice gravissimo comunque di un certo errore da parte di nervosismo. Gu. Sì, assolutamente. Assolutamente, certo, non è un errore la vittoria, ma ci fa capire che non è soltanto Raynor quello agitato, non è soltanto Raynor quello Eh che sì, scuote la testa molto quando tesa. perde, anche Gumio. Molto Sembra pesa la che anche i tastiera, la coreani mano. Molto pesa. abbiano dei sentimenti. Molto pesa quell'asciugamano che ha sulla mano Gumi adesso. Anche in termini fisici, voglio dire. Qui viene negata per la terza. Ottima la risposta qui da parte di No, poteva Gumio. andare Il sul velo si Gas salta. Extractor. Ok, qua. Due Reaper addirittura per il coreano. Ci prova un po' ad essere fastidioso. Certo, la terza di Raynor è molto in ritardo in questo momento, ma insomma, è una cosa che ci si può ancora permettere. Sarà comunque non facile prendersela questa Anche base, speed con i Ling. considerati questi due Qui Reaper. si riesce. Si va a Ah, caccia di questi peccato. Reaper, signori miei. Direi che avete avuto il vostro momento di gloria. E invece continuate ad averlo, maledetti. Ok, due Ling per scoutare. Reaper. Cioè, non c'è nessuno. Magari un Mule. Diamo fastidio. No, si fa sugli SCV e cade uno. Questo è buono, non sembra poco, ma in realtà è buono. Scout, soprattutto che c'è da scoutare qua. Raynor. E questo è molto importante invece. Certo, scoutare contro i Terran lui è stato inutile, però in realtà la Banshee è già completa, quindi non credo che a questo punto Gumio rimuoverà il clock. Raynor farà le sue torrette Dante Helion però e contro i Ling, non so quanti qui ci siano, sicuramente un po' meno perché la terza è piuttosto in ritardo. sì, e qua Raynor deve assolutamente proteggere il possibile per cercare di respingere questo attacco dell'avversario. Sta anche completando l'armeria, quindi un push con le Hellbat e le Banshee, un classicissimo del TVZ, soprattutto se giocato in chiave Make It Happen. Però le Helion rimangono stranamente a casa, forse un po' spaventato dal fatto di essere stato scoutato, Gumi ha preferito prendere la via più sicura.
Qua va con la Banshee, ma Arriva anche non lo Ling, tengo per più ritardare la tanto. situazione. Le Helion restano ancora indietro, perde però gratuitamente diversi Ling. Sa però dell'arrivo del push, un Dorne un po' perso per strada. Roach Warren un po' in ritardo qua, perché se vuoi difenderti con le rocce deve essere già fatta. Sì, c'è un po' questa mania di Reynor di sì, Sono contro la abbastanza Mac quinto comunque probabilmente. adesso, però il tempo guadagnato è utile. Ottimo il transfuse al volo, un po' come il tiro al piattello, il transfuse alla Queen. Qui c'è lo spot buono per colpire i Ling, arrivano in natural, questo può far male. Qui deve Bello. prendere tutta l'attenzione di Gumio, che però attacca giustamente, saggiamente. Qui i Ling stanno facendo gli sfracelli da questo lato, gli SCV cominciano a cadere, cadranno anche i Ling, ma i danni sono reali. Qui c'è la però Banshee contro una terza scoperta, qui Elbat contro droni e ultima difesa di queste Queen che chiudono lo spazio alle Elbat. Devono uscire queste rocce, devono uscire queste rocce, mancano ancora qualche secondo, lo spazio si apre, c'è il colpo del Reaper, ferme anche qua i droni in main. 18 droni uccisi, i danni sono tanti questi danni, le rocce escono finalmente solo ora. Quanto stiamo? 72 Raynor, 58 supply, 29 lavoratori però per il giocatore Zerg, questo è un grosso problema. Terza base per Gumio, temo anche operativa, arrivano anche ancora la Banshee. È dura. È un push che 71 poteva essere ben 63. più respinto, doveva fare la Roach Warren prima, lo scout c'era. Sì, Nidus la soprattutto risposta di Raynor ancora una volta, considerati. un po'. Oddio. Un po' non lo Oddio, so, Kranz. temo un po' disperato. Roach che pushano verso la terza base di Gumio. No, non è sbagliato il Nidus, però mi mette un'ansia che la metà basterebbe. Più che altro non può neanche Madonna. proteggerlo con niente, non ha anti-air, le Roach, le Queen, non so quante ne siano rimaste. Sono già due Cyclone sono tanti. Nidus in Arriva il avanti, Nidus c'è il Morph, adesso. pulla anche di tutti gli SCV, è la scelta Buona giusta che e si porta ottimo a casa un il Cyclone. timing di Gumio che surrounda tutte quante le Roach. Sorrano tutte quante le Roach. Esce adesso finalmente le Queen. Le Roach sono ancora vive però. C'è la Banshee Buona bloccata, non ha però, eh. detection, ma le In Roach realtà finalmente è cominciano a far danni. buonissimo. Cadono 17 Sono caduti SCV. Il 12 SCV. danno c'è, Cosa Gumi a sta 49 facendo supply. Raynor? 20 SCV caduti, raga, 30 ce la sta. lavoratori pari, attenzione, Non ci forse sento mai, già ce la sta pullato il facendo. miracolo Raynor alla fine, Arriva il attenzione. tank, È arriva il ancora da tank. vedere. Non deve C'è il pushare tank su quel però, c'è il tank. tank però. Queste Rowquin che sono in avanti non hanno Però sono supporto di nessun caduti tipo. 25 SCV. Non c'è detection, moriranno tutte. Bisogna vedere quanto valore riescono ancora a prendere Arriva la queste Queen. detection, arriva Si dispera la detection. Raynor però, si dispera Raynor. No, non ti disperare, sono 30 SCV morti. Raynor, non quittare, sei pazzo se Perde le quittiti. Queen, la partita ancora c'è. Tre basi il Terran. Arrivano, cosa arriva? Altri tre droni per Raynor. Però vedete, quando si parlava di gestire i problemi, non si deve essere così No, non ha scorati. fatto. Ci sono tre droni da parte di Raynor. Bella di 62 a 60. Raynor scuote la testa, ma la partita non è vinta, ma non è nemmeno finita. Anzi, è finita. 38 Adesso il problema c'è con lavoratori a 31. 38 contro 31, armata la superiore per Gumio, soprattutto perché sono Helion contro Ling. Qualcuna Sì, c'è roccia, la anche da roccia della dire speranza. che l'economia di Gumio non l'ha sentita No, questa cosa qua. è molto avanti Gumio, non è che possiamo stare qui a pettinare quello che vi pare, ragazzi. Mule adesso pomperà di brutto l'income di Gumio. Però il Nidus ha fatto i danni, quello che doveva fare, adesso c'è da rimettersi giù, remare, continuare a spingere, trovare un'altra soluzione, non fermarsi a quello che non ha funzionato. È la mentalità che a questo punto è molto preoccupante, perché Raynor si lascia un po' andare, sicuramente. Qua è dura. Sì, certamente Gumi avanti, questo è innegabile. È stata un'ottima idea quella del Nidus, ma potrebbe non essere Lo spot sufficiente in giusto fin dei qua per conti. la Banshee. Rino, vedete anche pullare tutti gli SCV, i droni lì. È un segno un po' di devo fare qualcosa. Cosa faccio? Faccio tutto insieme. Cioè, un Raynor in forma avrebbe spostato qualche solo anche metà dei droni. Insomma, si sposta poi la Banshee. Arrivano tante, tante Helion adesso. Ma c'è le Roach che piombano su di loro. Ancora c'è possibilità. Continuano a spingere Raynor perché l'ultima a morire è sempre la speranza. E anche la skill in questo caso. Puoi farcela. 105 spy contro 100. Avanti sempre di più Gumio. Guardate, 54 lavoratori contro 45. Il problema c'è come. Non Sì, diciamo nascondiamo. che il Nidus
solo Roach in questo momento. Raynor vuole ancora una volta provare un attacco ai limiti quasi della disperazione, sembrerebbe. Forse Macrare sarebbe stata la scelta più giusta, con tutti questi Cyclone sul campo di battaglia, andare di Roach a questo punto forse è anche l'unica soluzione, ma è una soluzione veramente disperata. Qui quando torna in realtà con le Aeon, intercetta bene Raynor. A remare come se fossimo gli ai fratelli a bagnare, santa miseria. Dai, forza. Quarta base per Raynor, che deve cominciare a riprendere su Linkam. 59 lavoratori contro 44. Un Linkam che parla esclusivamente in favore Terran. Deve difendersi. Tra l'altro, questa quarta base al contempo soltanto Roach sulla tabella di produzione. Insomma, Raynor. Altro Nidus della disperazione, proprio veramente un buon Nidus in realtà. Arrivano però i Cyclone, ma non credo farà in tempo. No, subito l'Ocon. Non farà mai in tempo. Perde anche l'Overseer. Un buon tentativo quello di Raynor, che adesso cercando di fare qualcosa. Abbiamo Borro, questa può essere una buona scelta in realtà. Può essere quel colpo a sorpresa che cambia un po' le sorti della partita. I supply in realtà si stanno equiparando. Continua ad essere su 44 lavoratori. Forse vuole addirittura arrivare su un 200-200 di Roach e provare il colpaccio Raynor. Vediamo. Adesso qualche drone finalmente su quella tabella di produzione che ci ha mostrato quasi solo Roach. 158-137. Sì, Raynor è avanti di supply, ma vuol dire forse poca cosa in questo caso davanti alla tech della persona. Siamo avanti per 48 lavoratori qua. Sfrutta. Ma è buona questa trap organizzata con le Roach. Può guadagnare ulteriore tempo. Qua una Helion che entra, non deve tirare indietro tutte le Roach per una singola Helion. Ah, qui becca per strada un po' di Roach. Questo fa molto male. Questi Ocon sono veramente letali sulle Roach. Finalmente finisce o quasi il Borrow con il Borrow Movement. Dobbiamo riuscire a fare una qualche bella trappola, non può andare avanti così. Ok, vanno giù le Roach. Non passa da lì però Gumio. Si trova anche le tunneling close, si sta muovendo adesso con le tunneling. Pare la scan, perfetta qua di Gumio, capisce, vede. Sì, quando sono sottoterra le Roach. Dall'altra parte c'è cioè, Liberator, deve avere mille mani. Arriva piomba finalmente su questi Cyclone che vengono clampati nell'angolo. Finalmente Raynor trova degli ottimi trade. Questo è il trade di cui avevamo bisogno per rientrare in partita. Droppa il supply adesso di Gumio. Deve difendersi anche contro il Liberator e contro questi altri Cyclone del giocatore Terran. Qua Raynor deve tornare. Brutto colpo qua sulla quarta. Brutto colpo. Attenzione. Da una parte la dà, da una parte la prende. La tabella di produzione. Tanti tank, forse troppi per riuscire a sfondare Raynor. Qua c'è una difesa veramente convincente da parte del giocatore Terran. Ci prova con le tunneling close, rientra, riesce. I tank però fanno piovere fuoco, sangue e distruzione sulle Roach. Costruito ancora c'è una volta la torretta che spotta tutto. Non può passare da qua Raynor. Gumio dice che non si passa, ci sono quattro basi per il giocatore Terran. Raynor sembra ormai quasi sconfitto. 4 basi contro 3. Non è vedete, certamente una situazione ideale. Dal mouse dalla tastiera. È dura per Raynor. Potrebbe accadere da un momento all'altro. Adesso ancora ci prova, ma lì c'è una base difesa. Sì, ma l'ultimo attacco la disperata con le Billy su questi Liberator. Ne cade uno, l'altro ci mette una vita a cadere, anzi non cade neanche per niente. Mono tank contro Roach e anche contro Raynor in questo caso. Il supply di Ricky va giù, anche il suo morale, anche tu.